in quel caleidoscopio di variopinte formelle, caoticamente distribuite a ricoprire l'indecifrabile mosaico di uno dei suoi quadri, leggevo solo la riprova di quanto misteriosa e affascinante possa mai essere l'immaginazione di un artista. Seguivo le note del suo notturno che offrivano fragili sentieri per entrare in quel mondo. Il paese solitario della sua immaginazione, laddove Simone Veltroni, ormai da tempo, vive. Mi aspettavi? Forse mi aspettavi. O non mi aspettavi più. Ma come sei arrivato? La tua musica, le tue poesie mi hanno condotto fin qui. Parola dopo parola, nota dopo nota. Io la musica, io le mie poesie. Se è vero quello che tu dici, non te ne sei mai andata. Nel tempo si va e si viene. Ma quando ascolto la tua musica, il tempo non c'è. Beh, allora do la benvenuta a chi non se n'è mai andata. Luoghi ti ricordano qualcosa? Sì, della mia vita. Della tua infanzia? Anche. Ma tu dovresti vedere con i miei occhi. Qualcosa di impalpabile, qualcosa che... Immaginario. Qualcosa che non si vede. Come ricordi? Sì, io... Immagino, io... Ricordo quello che tu vedi. Il campo delle malve. Sì, il campo delle malve. Riesco a sentirne il profumo. Che buon profumo di malva. Mi trasporti. Sai,
In alcuni dei tuoi studi melodici mi capita a volte, di scivolando nota dopo nota, di incappare come in una pausa e di restare un po' lì. Mi sembra che in queste pause ci sia qualcosa di misterioso e velato, che sembra che mi nasconde la tua vera essenza. Poi susseguirsi delle note mi porta via in un turbine di pensieri e di emozioni. Tue note. Tutto questo sulle mie note. Neanche io le conosco, le mie note. Quanta bellezza. Quando te ne sei accorto? Di cosa? Che la musica era importante per te. Da bambino. Ti piaceva scrivere? Pensavo di poterla scrivere. Ma solo da adulto ci sono riuscito. Ho voluto alla fine farlo e l'ho fatto. Quando componi, tu ti fai guidare dai tuoi sentimenti, non so, ti fai ispirare dai tuoi ricordi? Beh, io che ascolto, mi faccio guidare dalle tue note, mi faccio portare in un paese incantato là, oltre il tuo campo di malve, il paese della tua ispirazione. Thank you.
nel paese della tua ispirazione. Io cammino per delle belle stradine abbandonate e ad ogni mio passo sento che rimbombano le tue note, mi lascio accarezzare delle tue note. Cosa fai tu quando componi? Come ti viene l'ispirazione? Quelle stradine abbandonate sono gli ottoli di un campo di malve quando ero bambino. Ti ricordi quando eri bambino e quel ricordo ti vengono le idee? È una bella suggestione, sì. Una suggestione che mi mette in uno stato creativo. Parti dai ricordi e dai ricordi. Ricordi e i sentimenti di questi ricordi. Che è questo posto, ma è una persona, principalmente una donna, normalmente. Soprattutto nelle canzoni sentimentali, non so, perlomeno dove si sente un filo di romanticismo, lì c'è sempre il sentimento dell'amore. Altrimenti musica che mi sovviene da altre fonti, una di queste, dicevamo, il campo di malve. Il silenzio, certo, la migliore condizione. Ma le emozioni e i sentimenti ci sono sia nel silenzio che in mezzo alle persone. Dentro noi stessi ci siamo sempre. Nel paese della tua immaginazione abitano anche Masha, Lina, Viera, le donne che abitano le tue poesie. Sì, vero. È l'amore o il ricordo che ti fa nascere la voglia di scrivere? Innamoramento platonico, come si suol dire, su cui baso i miei scritti. Donne inventate, costruite su quelle reali, ma inesistenti. Beh, bel nome, Viera. Sì. Buon profumo anche. Ma quindi Viera, mi piace tanto questo nome. E insieme a Lina, Masha, tutte le donne di cui è scritto, si può dire che abitano e vivono nel campo di Malva, allora? Lì dove vorrei averle incontrate da bimbo. Perché da bimbo nel campo di Malva ci giocavi anche? Sì. Cosa giocavi? Facevamo delle piccole campagne. Sì. Mi piace pensare che queste donne potessero aver fatto la stessa esperienza mia e dei miei amici e delle piccole amiche che c'erano allora. Di cosa ti immaginavi quando facevi le capanne? Protezione. Un altro mondo. Era entrare in qualcosa di nascosto, di inafferrabile. Capanne da dove imparavamo la vita. Ma sei bella, ti vai consolar dicendo senza fine, quando la luna muore, ti fidi rivedere. Sì, è la bellezza che ti dà quello slancio, sia a lei
che alla luna di tornare a splendere su nel cielo, la bellezza. Come ti piace la luna, piena o? Piena. Immaginavo proprio una luna piena. E così. Qui vengo a trovare sanità, da grevi pensieri, e le ferite curate, giù lento calando, per la buia cuna di siepi, di spine protetta, dove sempre rampolla novella speranza. Potreste però questa poesia? Sì, decisamente sì, ma si risale di forza. Bisogna salire. Come l'acqua. A inondar su la secolare zolla. Perfetto. E se morte il sol moto indugiasse, e di fissità edotta per eterno presente la coscienza obbligasse, se tal condizion impedisse financo il volgersi del tempo e i pensier della mente, l'animo interdetto, fermi in tutto e in niuna direzion tesi, che mai ci resterebbe di far?